vittimata d'allarme scattata alle 5.41 di stamattina alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto due ambulanze lungo la strada delle Tezze ad Arzignano, dopo lo scontro tra due auto. Era ancora buio e a quell'ora sulla strada provinciale 89 che collega la frazione alla città capoluogo di comune, quando le due vetture sono venute a contatto frontalmente, facendo rimbalzare un mezzo nel fossato adiacente alla carreggiata. Sul posto, insieme ai soccorritori di professione del SUEM, giunti dal vicino ospedale cittadino Cazzavillan, sono arrivati anche i vigili del fuoco di turno del distaccamento decentrato, collaborando con il personale sanitario nel recupero di due conducenti feriti. Le condizioni di salute delle due persone coinvolte sono state giudicate serie in un primo momento, ma senza timori che possano rivelarsi così gravi da mettere in pericolo l'incolumità. Si tratta di una donna e di un uomo, ciascuno sono dell'abitacolo dove viaggiava in direzione opposta prima della collisione. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso del polo di Arzignano al fine di eseguire gli accertamenti medici di controllo previsti da protocollo e per ricevere le cure necessarie.